Noi riteniamo che ci sia una correlazione fra i finanziamenti discrezionalmente erogati e i risultati elettorali e chiediamo l'abolizione del provvedimento per provocare un radicale cambiamento nella gestione della regione. Un'abolizione del provvedimento perché non si può, inserendolo in una legge, disporre di atti di governo discrezionali. Le risorse pubbliche vanno gestite attraverso i bandi, va data la possibilità ai comuni, agli enti, alle associazioni meritevoli di ottenere risorse pubbliche di poter concorrere alla distribuzione di queste risorse. Stiamo parlando di 22.322.000 euro. Avremmo potuto spenderli meglio, ad esempio potenziando i servizi sanitari. Dobbiamo coprire il disavanzo della sanità e lo stiamo facendo attraverso tagli nei servizi. Avremmo potuto evitare l'aumento del trasporto pubblico locale, il 20%. Il trasporto pubblico locale viene utilizzato dalle fasce economicamente più deboli della popolazione, a cui chiediamo di contribuire con un aumento del 20%. Avremmo potuto fare tante altre cose e soprattutto avremmo potuto farle meglio, con minore discrezionalità e non a fini elettorali. Proponiamo una maggiore trasparenza e la cancellazione di qualsiasi forma di discrezionalità. Proporremo una abrogazione della legge mancia, ci impegneremo perché non ci siano più in futuro altre leggi mancia e proponiamo soprattutto che le risorse disponibili, dopo aver verificato l'andamento del disavanzo della sanità, noi siamo quasi a fine luglio e non sappiamo nulla del disavanzo della sanità che è già maturato nei primi 6 mesi dell'anno e di quello che si prevede sia alla fine dell'anno. Noi proponiamo che la Regione si dedichi prioritariamente ai servizi essenziali, sanità, trasporti, assistenza sociale, sostegno ad esempio ad alcune categorie. Stiamo distribuendo allegramente 22.322.000 euro e non riusciamo ad indennizzare gli agricoltori per la peronospora e non riusciamo a intervenire in alcuni settori produttivi che richiedono con urgenza risorse e politiche ben avvedute di sostegno. Noi vogliamo dire basta a questa discrezionalità e vogliamo soprattutto dire basta a un susseguirsi di interventi episodici in assenza di una qualsiasi strategia di sviluppo.